oggi prepariamo una ricetta che mi avete chiesto spesso e che ci servirà per decorare tantissime cose. Il fondente lo utilizzeremo per la cassata, per decorare i biscotti, per la pigna o per il casatiello dolce di Pasqua, oppure per i mostaccioli. Io ho preparato questi bianchi, così dopo li glasseremo insieme. Io vi do una dose piccola per farvi vedere come si fa. 500 g di zucchero semolato e 100 g di acqua di rubinetto. Dovremo cuocere lo zucchero. Prendiamo una pentola d'acciaio dal fondo spesso, piccolina a misura, e versiamo l'acqua. Poi aggiungiamo lo zucchero. E adesso ci spostiamo sui fornelli. Accendiamo una fiamma piccola sempre. Lo zucchero dovrà raggiungere una temperatura di 115 gradi. Come vi dico, se abbiamo un termometro è meglio, ma in alternativa vi farò vedere come fare dopo che abbiamo fatto il fondente. Spegniamo. A questo punto abbiamo bisogno di un ripiano che sopporta il calore, quindi a me ochite, marmo, acciaio, perché dobbiamo versare lo sciroppo caldo sul ripiano. Attenzione, a me mi viene sempre un po' d'ansia. Iniziamo subito a lavorare con una spatola o con un cucchiaio di legno, anche va bene, la spatola è meglio, questa a me è d'acciaio. Vedete, già comincia a diventare un po' più bianco. Non vi preoccupate che è un po' granuloso. Appena non sarà più possibile lavorare con la spatola, vedete, io lo riesco adesso a toccare con le mani, lavoriamo un po' impastando a mano. Ripuliamo. Bagniamo, prendiamo un po' di acqua, e bagniamo ed impastiamo. Pochi minuti di lavorazione e lo zucchero è pronto, perché per riutilizzarlo dovremo scioglierlo a bassissima temperatura e poi glassare. Vedete, questo è il panetto che ho preparato ieri. Vanno conservati o una pellicola o uno strofinaccio umido, perché altrimenti si indurisce. Vedete, questo basta che sta un po' all'aria e si asciuga. Lo possiamo utilizzare subito, oppure lo conserveremo in un barattolo, in un contenitore chiuso, ma sempre rivestito o di pellicola o di uno strofinaccio, di una pezzuola inumidita. Si lascia a temperatura ambiente. Questa operazione dell'impastamento che abbiamo visto sul ripiano può essere fatta anche in planetaria, per chi ce l'ha, con la foglia a bassissima, a bassa velocità, fino a quando diventa bianco. Poi naturalmente dovremmo raccoglierlo e passarlo giusto un po' con le mani per compattarlo. Adesso lo scioglieremo per utilizzarlo. Fiamma bassissima, oppure sciogliamo a bagnomaria, perché non deve superare 50, massimo 60 gradi. Questo è appena fatto, quindi è ancora morbido. Bello, eh? Se il colore non è così bianco, vuol dire che l'abbiamo fatto cuocere un po' di più. Per questo dico che è importante il termometro.
Possiamo aggiungere pure un pochino d'acqua, sempre poco, eh? È pronto per glassare. Ne proviamo uno e se vogliamo una glassa più sottile ci aggiungiamo un cucchiaio d'acqua nello sciroppo. Mo vi faccio vedere come fare senza termometro, ma è meglio se ve lo comprate. Mettiamo sempre prima l'acqua e poi lo zucchero. Ho fatto metà dose. Così non giriamo. Stiamo attente, quando viene ad ebollizione completa, prendiamo un cucchiaino e prepariamo una ciotola con un po' di acqua fredda. Quando diventa trasparente, possiamo iniziare a provare. Prendiamo un cucchiaino di sciroppo, mettiamolo un po' in una ciotola, bagniamoci leggermente le dita. Deve fare un filo. Questo è il grado di cottura. Però capirete che diciamo è abbastanza empirico, ma poi non sappiamo quando lo dobbiamo prendere. Compratevi un termometro. È troppo bello sperimentare, pasticciare in cucina, vedere le cose come si trasformano. Spero che questa ricetta vi serva e impastate e utilizzatela. Fatemi sapere.